Don Antonio Sciarra, una figura che nel nord dell'Albania è ben nota. Per conoscere quanto e che cosa ha lasciato a questa gente albanese, si deve arrivare nei villaggi. Questo edificio, oggi centro comunitario, era la vecchia sede dell'autorità centrale comunista. Come centinaia di locali, fu distrutto e bruciato. Io sono arrivata il 30 marzo 1993. E quindi quando sono arrivata insieme con Don Antonio Sciarra, lui è arrivato 2 mesi prima e quindi lui ha portato una roulotte per poterci vivere. Era tutto brullo, tutto, che posso dire, si vedeva che loro erano usciti da tanti anni di regime e quindi la gente era assetata. La prima cosa che io ho capito che la gente era assetata di Dio, quindi celebrazioni, catechismo. Noi non stavamo a pensare alla casa perché non avevamo, no? Se si vedono le foto di questo palazzo era tutto distrutto. Poi Don Antonio piano piano ha capito che avevano bisogno non solo, perché diceva i missionari non solo a evangelizzare ma anche devono aiutarli a riscoprire il lavoro. E allora Don Antonio ha detto: facciamo la scuola e ricominciamo con i scalpellini in modo da con le pietre ricostruire le chiese. Difatti, se voi girate i nostri villaggi, le chiese sono tutte in pietra perché abbiamo dato lavoro e quindi hanno ripreso il mestiere degli albanesi. La nostra missione è stata fondata da Don Antonio Sciarra, che è venuto per la prima volta 30 marzo del 93. Noi nella nostra missione siamo 6 villaggi che facciamo parte di tutta la missione. E tutte le cose che sono nate, diciamo, sono nate da un bel collaborazione tra, diciamo, che siamo stati dirigiti da Don Antonio, da noi albanesi che siamo stati qui e dai nostri amici italiani che abbiamo fatto insieme un bel collaborazione. Perché noi da solo non era possibile fare niente, anche loro senza noi non era possibile fare niente. Invece di essere insieme e siamo stati dirigiti da lui, da una persona che è stata proprio bravissimo. Quando qua sopra abbiamo visto che le piante vanno bene, le olive, diciamo, e il vigneto, siamo andati giù e abbiamo fatto un piccolo vigneto e un piccolo, diciamo, olivetto. Però l'idea è stata per fare una scuola di agricolo. E invece, diciamo, di parlare in teoria dentro nella scuola, però di avere anche la base di sperimentale, diciamo, che gli alunni potevano fare in teoria e dopo andavano a vedere nella pratica. Abbiamo avuto anche 100 alunni qua, abbiamo avuto anche di più che 100 alunni, che sono venuti da tutta la nostra zona. Però quando abbiamo iniziato non abbiamo avuto le strade, siamo stati in difficoltà per i mezzi e così siamo stati obbligati di andare per ogni villaggio, di raccogliere i bambini, diciamo gli alunni, di portare qua. È andata bene per un po' di anni. Per un po' di anni è andata proprio benissimo, perché qua era la scuola di agricola, erano i corsi di meccanica, elettrica, tutto era in funzione perché noi siamo una zona di agricola. Qui nel nord dell'Albania, nel ponte attivo con l'Italia, una piccola diocesi siciliana, quella di Caltanissetta, mantiene da anni un rapporto vitale con questa gente. I rapporti tra Caltanissetta e la diocesi di Sapa ormai risalgono al 2005. I ponti di solidarietà sono su diversi fronti, innanzitutto quello formativo, sostegno all'Associazione Ambasciatori di Pace che si occupa appunto di educazione e di formazione dei giovani. Da questo punto di vista abbiamo fatto tantissime iniziative insieme, dai campi scuola alla formazione per un centro d'ascolto mobile, tantissime cose. Poi c'è il ponte dal punto di vista medico, cioè numerosi medici della nostra diocesi di Caltanissetta vengono periodicamente qua in Albania a compiere il loro servizio, soprattutto nelle zone delle montagne dove i servizi sanitari sono inaccessibili. Sono degli interventi semplici ma che qui sono molto importanti. E poi il sostegno alla nascita di nuove imprese, cioè questo significa anche fare pastorale qui, cioè permettere ai giovani di non andare, di restare, quindi formarli da questo punto di vista ed aiutarli se possibile ad avviare delle attività qui. Il sostegno alle donne, per esempio l'ultima attività, proprio la nuova creatura è
l'avvio di una piccola saponeria artigianale che permette ad alcune donne di rendersi autosostenibili e di anche riscattarsi nella loro vita sociale.